ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalman. Oggi, unboxing doppio. Doppio, abbiamo il Neo Geo, Neo Geo, ditelo voi, Mini. Sono due, sì. Perché? International e Giappo. Giappo. Io ho voluto comprarli entrambi perché sono un collezionista, perché sono diversi, hanno dei giochi differenti dietro, possiamo vederlo già dal retro della confezione. Che dei giochi come Metal Slug sono presenti nella International e invece in quella giapponese ce ne sono molti meno. In ognuno ce ne sono 40 perché è il 40° anniversario. C'è che scritto col bollinone gigante. E anche esteticamente, infatti è per quello che faremo le unboxing, per mostrarvi quello più che altro, e sono diversi. Quindi io andrei subito ad operare per aprirli. Cosa ti ricorda la Neo Geo? A me è Puzzle Bubble. Puzzle Bubble? Sì. Io sono sempre stato un appassionato di Metal Slug in maniera folle. Quando andavo in serie giochi dovevo giocarci. Quanto è bello! È bellissimo. Ma come mai tu l'hai già aperto? Perché non aveva gli elastici. Non aveva gli adesivi. Cosa c'è qua dentro? Penso la cavetteria. Guardate che... Perché se li unite potete giocare in due. Sì, non sì, è vero? Sì. Ah sì? Certo, l'ho detto così a caso. Cioè non è che se li unite, potete collegarli alla TV. Se avete un controller venduto separatamente potete giocare in due. Potete giocare sia da casa che anche in maniera portatile. E qua ci sono anche degli adesivi per diversi anche personalizzare da quello che vedo. Cabinato? Sì, per personalizzare il cabinato. Poi li apriremo e guarderemo le differenze. Comunque dentro cosa troviamo intanto? Allora, e la cavetteria che ti danno in dotazione in realtà non è poi tanta, no, è un filo, è un praticamente un, da, un, da una parte c'è un USB, un USB e un Type-C, sì. Quindi il manuale di istruzioni qua vi mostra le svariate composizioni per collegare questo mini cabinato alla TV. E anche per collegare il pad che purtroppo non ho comprato perché mi sono dimenticato di acquistarlo. Quindi praticamente abbiamo un cavo che funge sia da caricabatterie sia da praticamente per attaccarlo alla TV. Sì. Allora, guardiamo prima l'estetica. Allora, la levetta analogica è bellissima in tutte e due. Possiamo vedere subito la differenza cromatica. Quello giapponese mi pare un po' più giocattoloso. Sì, leggermente, forse per i colori, probabilmente sì. E davanti è pressoché identico. Però, effettivamente l'avevo notato, l'avevo visto anche in altri video, il movimento del joystick è diverso, prova. Sembra più mollo quello giapponese. Sì, ma sembra che ci sia anche meno... Cioè si inclina di più quello giapponese che non quello Sarà perché magari ci sono europeo. Più picchiaduro? Può essere. Può essere che magari è nato con il picchiaduro. Però ragazzi sono sottigliezze, nel senso io sto pigiando i bottoni di quello giapponese, è veramente fatto bene, sì. Cioè per essere plastica voglio dire. Qua a lato abbiamo l'uscita del pad 1 e pad 2, quindi se volete giocare in due basta comprare il pad, uno si mette qua e l'altro si attacca, credo, perché penso si possa, sì, fare, o comunque con i due pad laterali. E qua davanti so che c'è un LED nella versione giapponese, quello lì, LED di accensione che non c'è nella nostra versione. E entrambi hanno anche l'uscita stereo, credo, perché hanno due casse, sì, proprio sul fronte. Sì, sì, sì. E allora, dietro, che differenza, c'è Neo Geo. E qua SNK. Forse che sia più famosa l'SNK in Europa o fuori dal... È tipo il nome della Neo Geo in Europa. Sì, potrebbe essere. O del distributore dei giochi. Ma non lo so. Comunque, dietro c'è l'HDMI, la mini HDMI. Sì. Sembra. Sì, è una mini HDMI quella. Sei sicuro? Sì. Sei connesso? Al 100%. Bene, e dopo c'è l'alimentatore. E il jack per le cuffie. Il jack per 3.5. Ma io voglio assolutamente accendere questo mini Neo Geo. Tutti e due. Spero che vada. Wow! What? Che figo. Dai. Non gasare. Fa capire un sugo. Ma no, un attimo! 40 giochi.
Metal Slug. Se viene uno, sono stacco a fin domani mattina. Metal Slug. X è più bello di sé. No, è geniale sta roba. Dio. Giga power. Dico, si vede da Dio. Over, over power. Allora, vediamo se c'è in modo di tornare. Ah, ok, guarda, c'è anche il volume. C'è anche il save. Save, eccetera, exit. Proviamo a fare exit. Vediamo, torniamo. Quindi qua c'è setting, help, copyright. Setting, forse puoi scegliere anche la lingua. Prova. Vediamo. Ma io voglio provare quello lì, che è quello giapponese. Eccolo, vai. English. Italiano, italiano, attenzione. Bene, bene, bene. Ma se lo stacco? Si spegne. Genio. Bella lampada. Forse dovevo spegnerlo prima. Non fatelo, mi raccomando, il video. Perché rischiate di... Adesso ti voglio quel gioco. Bello LED. LED è qua. E non si illumina là? Più bello il gioco. Più bello l'europeo, forse. Sì. Che diverso. Prova ad andare sui settings, te prego. Fa che ci sia almeno l'inglese. No. Ok, English almeno. Sono tutti i tipi di lingue asiatiche, coreane, giappo, cina. Okay. Bellissimo. C'è Fortnite. Mamma. Ma che video maldestro abbiamo fatto questo tanto perché siamo stati malissimo. Ma è il bello della diretta, caro Mario. Sì, è proprio diretta, visto che noi li montiamo dopo. Mm-mm. È direttissima. Per direttissima sì, bisogna. O comunque, ragazzi, iscrivetevi al Mondo Virtuale, perché c'è nel senso Facebook e su YouTube. Con un colpo di joystick, sì. Attivate la nostra campanella. E così facendo resterete sempre informati su tutte le varie uscite che faremo nel Mondo Virtuale Official Channel. Ci trovate su vari social, da Facebook, Instagram, Telegram, io sono su Twitch, Mag è su Pumpling, 15% di sconto sulle magliette. E i nostri link sotto, Dalm. I nostri link abbiamo sotto. Abbiamo iniziato a mettere anche noi il link sotto per poter fare comunque degli acquisti per... E anche supportarci, oltre ovviamente che passando in negozio nei nostri, va a supportarci anche in maniera attiva con Twitch e sì. Tutto il resto, e aiutateci a crescere, noi siamo felicissimi, stiamo andando verso i 4.000, magari siamo già arrivati ai 4.000 quando uscirà questo video, anche non credo, però sarebbe tanto bello, sì, sarebbe bellissimo, e grazie perché ormai ci riconoscete in giro, è una cosa molto divertente perché non me lo sarei mai aspettato prima di iniziare la mia avventura su YouTube, e bene così, sono contento anch'io, alla prossima, ciao ragazzi.